Buongiorno, secondo appuntamento con il nostro TGL News. Torniamo a parlare del violento nubifragio che si è abbattuto su città e provincia. Fiorenzuola è stata quella più colpita con una tromba d'aria e ingenti danni. Il sindaco si appella ai cittadini e dice aiutiamo a pulire i tombini. Paura anche a Roncaglia, alcune abitazioni e alcune ditte si sono allagate, stavolta però a esondare non è stato il Nure ma alcuni canali e la pioggia caduta non ha portato purtroppo beneficio alla siccità. Allarme cinghiali questa mattina al Parco della Galleana a Piacenza. Alcuni frequentatori hanno avvistato due grossi esemplari che si aggiravano tra alberi e prati. Si tratta di una situazione potenzialmente pericolosa e quindi la Polizia Municipale ha provveduto alla chiusura del parco e ha fatto scattare l'evacuazione delle persone. Domani sarà valutata la situazione e l'eventuale riapertura. Nasce il progetto Vita Condomini. Per la prima volta in Italia è stato creato un progetto strutturato di cardioprotezione dedicato anche alle abitazioni. Si parte da Viale Dante a Piacenza, quartiere che, secondo la statistica, conta il maggior numero di arresti cardiaci. Al termine del percorso, che durerà circa un anno, a Piacenza si conteranno 150 defibrillatori di quartiere ad uso di condomini e abitazioni. Si chiude all'insegna dei giovani la stagione di Fuori Sacco Express su Telelibertà, che questa sera alle 21 vedrà il giornalista Michele Rancati impegnato nell'ultima puntata prima della pausa estiva. Lo spazio rotativo ospiterà i giovani studenti che si sono reinventati sceneggiatori, registi e attori. Si tratta della quarta G del liceo Respighi di Piacenza. È tutto, ci rivediamo alle 18. Grazie e buon proseguimento.